tante cose insieme, io e Sandra, è stata inviata, nostra inviata a Sanremo di storie italiane, abbiamo riso, scherzato per tanto tempo su questa decisione che avevo preso di mandarla a Sanremo con Enzo Paolo Turchi, poi lei aveva accettato, si è divertita tantissimo. E poi tanti momenti, tante storie che abbiamo condiviso, le storie italiane di tutti i giorni, la lotta alla violenza sulle donne. L'empatia che aveva con le persone, anche finite le telecamere, la luce quando si spegneva, lei comunque chiedeva di quelle testimonianze, si informava, voleva aiutare, era generosa. Un giorno si è tolta la collana di dosso, l'ha data a una signora che era senza casa, proprio come un gesto, come dire: guarda, ci sono, no? Ho poco da dare, però quello che ho lo dono a te. E Sandra era così. L'ultimo ricordo che ho di lei è pochi mesi fa sul barchino per andare a Venezia, un barchino che non aveva la copertura. Lei, come una grande diva, si è messo questo bellissimo foulard addosso e non si è lamentata per niente. E ridevamo e scherzavamo di quest'acqua, di questo vento che ci aveva distrutto tutti i capelli, dovevamo fare red carpet, ma non ce ne importava nulla, e a lei soprattutto non importava nulla, non le avevano portato gli abiti, ma comunque dice: io mi sono portata gli abiti da casa. Cioè, una grande diva di questo genere, che dice: ma tanto gli abiti me li sono portati da casa, non è quello l'importante. E poi ricordo di lei così semplice, così buona. Che vi devo dire? Mi manca tanto Sandra. Questa notizia di lunedì mattina è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Non avrei mai pensato di perderla così, così velocemente.